A quanto pare qualcuno è sfuggito alla mia ira qui nel Commonwealth. Sembrerebbe che in questa fogna un vampiro sia nascosto. Eccoci arrivati. Sembra che in queste maledettissime fogne si nascondano dei vampiri. Che sta succedendo qui? Ah, dei robot. Era da un po' che non vi facevate vedere. Ecco fatto. Ma io non sono più debole come una volta. Anzi, sono completamente una guerriera diversa. Forza, entriamo. Ma che bel posticino avete qui. Molto accogliente. Stai indietro. Le vostre minacce non mi toccano. Dove siete? Schifosi. Chi si nasconde in queste fogne? Ah, guarda, un intero scheletro dentro un armadio. Due interi scheletri. Qui vedo solo degli scarafaggi. Ma niente vampiri ancora. Ma quanti sono? Vabbè, siamo dentro delle fogne. Mi sorprende che non ce ne siano anche di più. Un altro nucleo di fusione. Stavano sicuramente dando energia a qualcosa. Ma cosa? Cosa si nasconde qua dentro? Che qui ci siano dei vampiri di sicuro non è un errore. Ma non ne vedo neanche uno per ora. Dove vi nascondete? Povero bastardo. Guarda come l'hanno conciato. Ehi là? Chi c'è qua dentro? Non lo so, ma ha una grande passione per le luci al neon. Tant'è che l'ha rubata anche a Nick. Questo sembra divertirsi. 200 years after the war and they still don't know shit about masonry, hygiene and oh god, help us all, proper spelling. No wonder this sewer looks better. Quindi pensi che le fogne siano meglio che stare in superficie, eh? Ehi là. Hear that, boss? Deathclaw. 2.5 miles from here, sprinting. That's one unlucky caravaner. Vedo che parli nel sonno. E allora spero che quello sia un buon sogno, perché è l'ultimo che farai. Dove sei? Ah, schifo. Ecco, avevi degli ospiti a cena, vedo. O per cena. Avevi anche gli avanzi. Ho fatto bene a liberarmi di te. Non ci si può fidare di nessun vampiro. E se ti piacevano così tanto le fogne, allora questo è il posto per te. Rieccoci nuovamente a Far Harbor. Qui si nasconde la tana dei vampiri. E qui porremo fine alla loro tirannia e alla loro sete di sangue. Vediamo dove si nascondono. Uno si nasconde su questa isoletta, un altro qui al sogno del cacciatore ed infine proprio al castello. Per questa battaglia dovremo essere pronti. Non possiamo andare lì impreparati. Per questo dovremo essere silenziosi e letali. Non dovranno percepire la nostra presenza quando li uccideremo. Saranno morti ancora prima di accorgersene. La prima destinazione è proprio qui davanti a noi. Stupidi predoni. C'è in atto un problema molto più grande e loro pensano ad attaccarmi. Si vede proprio che la gente non ha idea di tutto quello che sta accadendo ora. Non immagina da cosa li sto difendendo. Ma non ha importanza. Non ho iniziato questa battaglia per ricevere riconoscenza o ricompense. L'ho iniziata solo perché era giusta. E solo per questo motivo la porterò a termine. Eccolo qui. È sempre più vicino alla mia preda. E mi sbarazzerò di lui nel modo più silenzioso possibile. Silenzioso, sì. Ma non ho mai detto meno doloroso. Il cacciatore vile sangue. Un altro cacciatore caduto preda dei vampiri. Mi dispiace, collega. La tua volontà non era abbastanza forte. Un gulper leggendario.
Anche tu non eri abbastanza forte, mi dispiace. Neanche questo cacciatore. A quanto pare nessuno è abbastanza forte da queste parti. Che ignorino o meno quello che li circonda. Prossimo obiettivo, il sogno del cacciatore. Eccoci arrivati. Il sogno del cacciatore. E guarda caso, il nostro obiettivo è un vampiro. Mi dispiace, non eri abbastanza forte. Nessuno di voi lo è. Sono stanca, ma non mi posso fermare ora. È rimasto solo un luogo da ripulire. È rimasto solo il castello. E quella sarà la nostra prossima destinazione.